Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video. Oggi giro un video che veramente aspettavo di girare da anni. Questo perché? Perché anni fa mi sono imbattuta in questo tag, che come vedete dal titolo è l'Harry Potter tag, ed è un tag molto molto bello perché ha un sacco di domande molto specifiche sulla storia di Harry Potter. Vedendolo per la prima volta mi sono resa conto di quante lacune io avessi, perché io ho letto i libri veramente tantissimi anni fa per la prima volta e ho visto i film ovviamente e tutto, però mi sono resa conto di non ricordarmi tanti particolari di questa meravigliosa storia, ed è da lì che ho deciso di rileggere poi tutta la saga di Harry Potter e poter fare questo tag. Purtroppo non sono riuscita a leggere subito tutta la saga, ci è voluto diverso tempo, insomma, però quest'anno, il 2018, è stato l'anno in cui sono riuscita a rileggere tutti i libri della saga. Dovevo rileggerli tutti tra gennaio e luglio, perché appunto ne volevo leggere uno al mese. Alla fine ci ho messo un po' di più, comunque li ho conclusi ad agosto e niente, quindi direi insomma che finalmente ho ricordato tutta la vicenda, tutti i particolari, e sono pronta per rispondere a questo tag. Come vedete ho anche rimesso gli occhiali tondi per questo video perché volevo essere in tema ovviamente. E niente, quindi direi di cominciare subito perché le domande sono abbastanza. Prima domanda: quando e come hai conosciuto Harry e il suo mondo? Allora, io ho visto prima il primo film di Harry Potter, quindi La Pietra Filosofale, ed ero insieme ad una mia amica che aveva letto il libro e quindi mi spoilerava tutto tipo pochi secondi prima che accadesse nel video, quindi ecco, da lì, nonostante, a parte il fatto insomma che mi era piaciuto molto il film, però ho anche detto no, non voglio che risucceda una cosa del genere, devo assolutamente leggere i libri prima dell'uscita del film. E proprio quel Natale, Babbo Natale mi portò i primi 4 volumi che erano usciti fino allora, mentre quelli successivi poi li ho comprati via via che uscivano. Devo però essere sincera, il primissimo contatto che ho avuto con Harry Potter è stato in verità qualche tempo prima, probabilmente un paio d'anni prima, quando ero a casa di una mia amica, la quale ha un fratello più grande, mi portò nella camera di suo fratello dicendomi: guarda, mio fratello ha trovato questi libri, è una saga che si chiama Harry Potter, parla di un mago, lui dice che sono molto belli. Ecco, io non li conoscevo assolutamente, vidi la copertina e niente di più. Poi insomma, dopo un po' di tempo uscì il primo film e da lì c'è stato il boom e allora li ho letti anche io. Seconda domanda: in che ordine hai letto i libri? Rigorosamente in ordine cronologico, quindi nell'ordine esatto dal primo al settimo. Oltretutto il primo libro, anche se avevo già visto il film, l'ho comunque letto una volta che mi è arrivato. Sono troppo precisa e troppo ordinata per poter affrontare una saga partendo insomma da un numero a caso nel mezzo, assolutamente no, poi credo che Harry Potter vada letto tutto in fila insomma. Domanda 3: qual è il tuo libro preferito? Quello che non ti è piaciuto? Non è facile rispondere a questa domanda, sicuramente direi che mi piacciono tutti i libri. Forse posso dire di aver adorato L'Ordine della Fenice, perché mi piace il fatto che in questo libro venga raccontata per la prima volta, insomma, si comincia a vedere per la prima volta come la parte buona del mondo dei maghi comincia ad organizzarsi per combattere quella cattiva. Mi piace insomma l'ambientazione, quindi la sede centrale che hanno scelto per la creazione dell'Ordine della Fenice. Mi piace che vivano tutti lì un po' come una grande famiglia. Ancora sono tutti lì, molti dell'Ordine della Fenice durante i libri successivi purtroppo se ne andranno, quindi direi che è un libro particolarmente bello anche dal punto di vista dei sentimenti, ecco, perlomeno per quanto mi riguarda. Per quanto riguarda il libro che mi è piaciuto meno, anche qui è praticamente impossibile dirlo, perché in ogni libro succedono delle cose fondamentali per l'intera storia, quindi è difficile scegliere, però forse se proprio devo insomma direi La Camera dei Segreti, anche se non so dire realmente perché, forse perché ancora a quel punto della storia
non abbiamo idea di cosa siano gli Horcrux e quindi ho avuto difficoltà all'inizio a capire che cosa significasse veramente quel diario per Voldemort. Però appunto, come ho detto, vedendo la storia in generale non direi più che quello è quello peggiore, però insomma, se devo scegliere dico quello. Quarta domanda: qual è il tuo personaggio maschile preferito? Il mio personaggio preferito in assoluto per quanto riguarda gli uomini è sicuramente Piton. Piton è un personaggio intrigantissimo, è uno dei personaggi della letteratura più belli che io abbia mai incontrato. È un uomo che nonostante la sua spavalderia, nonostante la sua maschera di indifferenza, nonostante il suo anzi quasi odio, no, nei confronti del nostro protagonista, nonostante questo è un uomo che non riesce a nascondere completamente le sue ferite dietro questa maschera. È un uomo che è stato ferito in gioventù e queste cicatrici non si sono ancora rimarginate anche dopo tanti anni. È un uomo molto intelligente ed è insomma un uomo, un personaggio, ecco, in questo caso, che ci sorprende dalla prima all'ultima pagina. Noi non riusciamo a capirlo fino all'ultimo, dal primo libro all'ultimo cambiamo opinione su di lui. È molto umano e la cosa più bella che amo di questo personaggio è il fatto che lui è la prova vivente che l'amore può fare tutto. Cioè lui, nonostante sia una persona che ha trovato delle cattive amicizie, diciamo, che l'hanno portato a prendere delle decisioni sbagliate, ad orientarsi e a schierarsi, ecco, dalla parte dei cattivi, è l'amore e solo l'amore a fargli cambiare idea e a farlo tornare dalla parte dei buoni, a fargli capire, ecco, dove aveva sbagliato. Questo secondo me è l'insegnamento più importante che la Rowling ha all'interno del libro, ancora più del sacrificio della madre di Harry. Il fatto che l'amore sia riuscito a convertire una persona come Piton è secondo me sensazionale, quindi l'amore vince sempre su tutto. Quinta domanda: qual è il tuo personaggio femminile preferito? Sicuramente il mio personaggio femminile preferito in assoluto, e sarà scontata, ma è Hermione. Non è che dico Hermione soltanto perché è la nostra protagonista femminile, ma perché io mi rivedo moltissimo in lei. Hermione è una ragazza intelligente, studiosa, e io sono sempre stata così, sono sempre stata la prima della classe, ero la secchiona di turno e va bene. Mi piace molto il modo in cui si approccia alla scuola, perché io ero esattamente come lei, molto organizzata, molto precisa, le mie liste, i miei programmi di ripasso, il modo in cui affronta anche gli esami, i gufo. Io mi ci sono rivista tantissimo nel modo in cui io ho affrontato gli esami di maturità, quindi l'ansia, la paura, il non sentirsi sicura nonostante tutti gli altri ti dicono: tanto sei brava, ma di cosa ti preoccupi? Ma nessuno si rende conto che per essere così brava c'è tanto lavoro dietro, ecco. Inoltre mi piace come personaggio nella saga di Harry Potter, perché praticamente fondamentale in tutto quello che succede di importante all'interno del libro. È probabilmente il personaggio più intelligente, questo anzi direi sicuramente, e senza di lei Harry non avrebbe fatto probabilmente nemmeno la metà delle cose che ha fatto, perché lei è una persona molto organizzata, è una persona previdente, ma allo stesso tempo è una persona capace di essere impulsiva, di prendere la decisione giusta anche quando ha pochi secondi per scegliere. Ne è la prova sicuramente l'ultimo libro, quando loro affrontano questo lungo cammino alla ricerca degli Horcrux. Loro partono praticamente senza niente, Ron e Harry non hanno nulla, nonostante sapessero perfettamente che dovevano affrontare un viaggio lungo e pericoloso, e pensa a tutto Hermione. Anche soltanto questo fa capire che se non ci fosse lei probabilmente Harry e Ron sarebbero andati poco lontano. Però insomma, in generale in tutti i libri è sicuramente il personaggio più forte, io l'adoro. Domanda 6: da un voto al tuo libro preferito dall'1 al 10 e spiega il perché. Beh, anche in questo caso, come ho detto, non c'è un libro che io ami più degli altri in maniera insomma così evidente. Posso dire per l'appunto di aver amato L'Ordine della Fenice, e che cosa posso dare? Darò un 10 più, mentre tutti gli altri do 10. Insomma, io direi che assolutamente non è semplice dare un voto del genere. L'unica cosa che posso dire è che secondo me, mentre nelle saghe molto spesso accade che il primo libro o i primi libri siano i migliori e poi vada un po'
decrescendo la loro bellezza, nella saga di Harry Potter è il contrario, quindi direi che dal primo all'ultimo è tutto un salire, ecco, un aumentare di bellezza, di intensità, di non so, sono sempre più intriganti, sono più belli, sono scritti meglio, insomma, veramente io penso che sia un'escalation verso la perfezione. Domanda 7. La migliore trasposizione cinematografica e la peggiore? Allora, è tanto tempo che non rivedo i film, quindi insomma ho i ricordi un po' offuscati dai libri che ho appena letto, quindi non vi dico qual è secondo me la trasposizione peggiore perché non lo saprei dire, direi che generalmente quando li ho visti mi sono sempre piaciuti tutti. Quella migliore secondo me è Il calice di fuoco, non perché sia la migliore in assoluto, ma perché è una storia, un'avventura che ho sempre piacere di rivedere anche nella sua versione cinematografica. Domanda 8. Qual è secondo te l'ambientazione migliore e la peggiore? Allora, le ambientazioni sono tantissime, quindi direi che mi piacciono praticamente tutte. Mi piace da morire Hogwarts, mi piace il quartier generale dell'Ordine della Fenice, mi piace tantissimo la Tana, secondo me è un'idea meravigliosa questa abitazione che nel suo essere così spartana e sempre in confusione è comunque un posto che ci fa sentire a casa da qualunque parte del mondo veniamo. Però direi, ecco, che sono queste tre quelle che mi piacciono di più: la Tana, il quartier generale dell'ordine e Hogwarts. Quella che mi è piaciuta meno, anche se in realtà non è una vera e propria ambientazione, comunque direi quando Silente ed Harry vanno a cercare l'Horcrux nascosto dentro il ciondolo di Serpeverde. Quindi vanno in questa grotta e forse per il fatto che questa grotta sembra un po' fuori dal mondo, ecco, sembra totalmente staccata da tutto il resto della storia che abbiamo letto, è un posto dove ci andiamo una volta sola e non rivediamo mai più e non lo so, sembra una parentesi rispetto a tutto quello che accade, perché poi anche gli altri Horcrux vengono sempre ritrovati in posti che ci sono un po' più familiari, quindi forse è quella che mi è piaciuta meno, però anche qui tutto è relativo. Domanda 9. Qual è il tuo Weasley preferito? E quello che non puoi neanche sentir nominare? Il mio Weasley preferito è sicuramente Ron, perché Ron è estremamente simpatico, quindi penso che mi piacerebbe averlo come amico. Mi piace la sua lealtà, mi piace il suo essere normale, perché è anche un ragazzo che è geloso, è un ragazzo che ha i suoi difetti, ma allo stesso tempo è estremamente importante per il protagonista, che non farebbe niente senza di lui. E questa è la bellezza della Rowling, di non creare solo personaggi di contorno di Harry Potter, sono persone importanti, ecco. Quindi credo che, insomma, ma sia sicuramente il mio Weasley preferito, anche perché lui ha un profondo rispetto per la sua famiglia ed è la cosa più bella, nel senso che nonostante si lamenti molto spesso delle condizioni insomma alle quali deve stare, nel senso che la sua famiglia non è ricca, quindi ha libri di seconda mano, vestiti di seconda mano e così via, se ne lamenta, ma non si azzarderebbe mai ad essere così irrispettoso nei confronti dei suoi genitori da rinfacciargli una cosa del genere, perché è un ragazzo maturo e capisce le difficoltà e capisce che anche per i suoi genitori non è facile, quindi mi piace. Ovviamente il Weasley che mi piace meno è Percy, perché durante tutti i libri si rivela un po' il Weasley peggiore, quello senza autocritica, senza un briciolo di voglia di ridere. Oddio, mi arrivano i messaggi. Senza un briciolo di voglia di ridere non soltanto degli altri ma soprattutto di se stesso, è l'unico a non credere ad Harry e decide di voltare le spalle alla sua famiglia, quindi ovviamente non è il personaggio per il quale ho provato più simpatia. Domanda 10. Qual è la tua creatura fantastica preferita? Allora, la mia creatura fantastica preferita direi che è Fierobecco. Dico Fierobecco perché mi è piaciuta molto la lezione in cui Hagrid lo ha presentato alla classe. Fierobecco è la dimostrazione che nonostante l'apparenza possa far sembrare qualcosa cattivo o insomma pericoloso, in realtà, ecco, a volte basta soltanto conoscerlo per evitare di avere paura, sapere che basta portare del rispetto e con il rispetto saremo ricambiati, quindi mi piace molto. E un altro che mi piace è sicuramente il Thestral, penso si pronunci così, comunque l'animale per l'appunto che può essere visto soltanto da coloro che hanno visto la morte. So che
appunto gira intorno a questo animale, ovviamente un'aura un po' macabra, perché lo possono vedere solo le persone che hanno visto morire qualcuno, ma secondo me, ecco, è proprio questo il bello. Anche qui l'apparenza inganna, in realtà sono degli animali molto docili che aiutano anche i nostri protagonisti in più di un'occasione. Domanda 11: qual è il tuo mangiamorte preferito? Allora, come si fa a avere un mangiamorte preferito? Non lo so. Comunque io ne ho due addirittura, perché dico Piton, perché in ogni caso lui è stato e torna ad essere un mangiamorte, e sapete perché mi piace, e poi dico Bellatrix. Bellatrix però sono influenzata dal film, perché Helena Bonham Carter è secondo me un'attrice straordinaria, che ha interpretato nella maniera migliore questo mangiamorte, quindi insomma è un personaggio abbastanza accattivante sicuramente. 12: se fosse ad Hogwarts, quale sarebbe il tuo passatempo magico preferito? Non è facile rispondere a questa domanda, perché non conosco passatempi magici, in realtà mi vengono in mente soltanto gli scacchi, che vengono visti appunto all'interno del libro, quindi non saprei. Probabilmente direi la lettura, perché in ogni caso capisco perfettamente Hermione, che venendo da un mondo di babbani si trova improvvisamente in una biblioteca che parla solo e soltanto del mondo magico e quindi ha voglia di imparare, e quindi direi probabilmente quello. Non dico Quidditch, perché non sono mai stata una persona sportiva, quindi so che non sarei stata brava, purtroppo. 13: quale tra i Big 7 è il tuo preferito? Allora, i Big 7, insomma, credo intenda i libri. Questa domanda non l'ho tanto capita, quindi se dice qual è il tuo libro preferito, io ripeto un'altra volta L'ordine della Fenice, però ditemi se ho sbagliato a capire la domanda. Domanda 14: qual è il tuo professore di Hogwarts preferito? Allora, il mio professore di Hogwarts preferito, vabbè, è la McGranitt, però bisogna essere sinceri, la McGranitt è anche un personaggio che si fa voler bene, perché è sì una persona austera, una persona insomma seria e severa, ma allo stesso tempo è una donna alla quale importa veramente dei suoi studenti. Lo si vede per esempio quando consiglia Harry su quali materie seguire in futuro per orientarsi nel mondo del lavoro e diventare un Auror. Si vede che insomma ha piacere di indirizzare nella maniera migliore i suoi studenti, quindi mi piace. Un altro professore insomma che mi è piaciuto ovviamente è Lupin. Però ecco, lui ci sta soltanto un anno, quindi purtroppo la sua conoscenza sarebbe durata poco, però ovviamente è stato indubbiamente uno dei professori migliori che gli studenti abbiano avuto per difesa contro le arti oscure. 15: qual è il tuo incantesimo magico preferito? Allora, io per incantesimo magico ho inteso insomma una magia che farei con la bacchetta, ecco qual è la mia preferita. Allora direi sicuramente accio, perché non essendo io una strega, o comunque non ve lo potrei dire anche se lo fossi, chiaramente non doversi alzare per prendere le cose è probabilmente la cosa più fenomenale che esista, quindi direi quello, o Wingardium Leviosa, ecco, però accio mi è sempre piaciuta troppo. Domanda 16: hai qualche libro su Harry Potter non scritto dalla Rowling? Se sì, quale? Allora, io vi lascio la copertina, ho Animali Fantastici e Dove Trovarli, però l'approfondimento sul film. Questo è l'unico libro che comunque parla del mondo di Harry Potter, anche se non parla proprio di Harry Potter, e non è stato scritto dalla Rowling, perché appunto è un insieme di informazioni sulla creazione del film, sui costumi, sugli attori e così via. Esiste anche la versione relativa ai film di Harry Potter, però ce l'ha mia sorella, io non ce l'ho, e credo che anche quello non sia stato scritto da lei. Domanda 17: hai mai partecipato a un raduno potteriano? Dove? No, non ho mai partecipato a un raduno potteriano, anche se so che a Firenze, che non è tanto lontano da dove vivo io, l'hanno fatto, però niente, non ho mai partecipato. L'unica cosa che ho fatto e che mi sento di nominare è l'essere andata a vedere l'Harry Potter Exhibition a Milano, proprio pochi giorni fa, infatti vedrete il vlog il prossimo mercoledì, che era appunto una mostra che raccoglieva molti oggetti utilizzati nei film di Harry Potter, però non è un raduno, in ogni caso sicuramente lì c'erano tutte persone appassionate di Harry Potter, ecco, questo sicuramente. 18: hai qualche gadget potteriano? Cosa? Allora, diciamo che ho qualche gadget potteriano. Ho una tazza, però non ce l'ho qui con me perché ce l'ho al lavoro, la tengo come portapenne, che mi ha regalato mia sorella, bianca, con delle saette disegnate che ricordano ovviamente la cicatrice di Harry Potter. Poi ho una bacchetta, vabbè, con questo magari vi ho svelato che io in realtà sono una strega. Comunque ho questa bacchetta che mi è stata regalata sempre da mia sorella
per Natale, da farvi vedere anche il contenitore che è meraviglioso, e questa è la bacchetta, che però, dato che voi siete babbani, non potete sapere che è una bacchetta, dentro vi ho nascosto una penna, ma in realtà insomma questa funziona chiaramente. E comunque questi non sono originali. Poi sempre alla mostra, all'exhibition di Milano, ho preso questo qui, che dove è scritto "Don't let the muggles get you down", con una bacchetta disegnata, che c'era scritto dietro essere il quaderno degli appunti di Ron, almeno così c'era scritto. Comunque è semplicemente un quaderno, guardate bello anche le pagine dorate, è un quaderno a righe, io scrivo tanto, lo sapete, mi piace, quindi ho questo. Poi penso di non avere altro, a parte una collanina, magari vi lascio l'immagine perché se ne trovano tante, mi è venuta in mente ora, una collanina con il boccino, quindi la classica pallina con le ali, e sarebbe il boccino di Harry Potter. Niente di questo, come ho detto, è originale, però tutto rimanda tutto a quel mondo. 19. Qual è la tua citazione preferita? La mia citazione preferita è di Silente, non ricordo le parole esatte, però in ogni caso è ciò che lui dice, ed è una frase che mi è rimasta impressa di tutti i libri, quindi sicuramente è la mia preferita, è ciò che lui dice alla fine del, appunto, del Calice di Fuoco, quando è terminato il torneo tra i maghi e Cedric Diggory è morto, e lui tiene un discorso in cui dice di seguire l'esempio di Cedric Diggory. Inoltre avverte insomma tutti del ritorno di Voldemort e dice ai suoi studenti: io spero che se vi troverete a scegliere tra ciò che è giusto e ciò che è facile, sceglierete insomma sempre ciò che è giusto. Credo che sia un insegnamento profondissimo, perché nella vita di tutti i giorni noi con i nostri piccoli problemi ci troviamo di fronte alla strada semplice e la strada giusta, e siamo tentatissimi di scegliere quella più semplice, e quindi insomma ricordarsi di questa frase, di questo insegnamento, ci aiuterà anche a prendere delle decisioni magari migliori per la nostra vita. Domanda 20. Chi avresti voluto che non morisse? Chi avresti lasciato che morisse? Allora, chiaramente i personaggi più buoni, quelli che muoiono, mi hanno fatta piangere tutti, nel senso che mi è dispiaciuto per tutti. Se dovessi proprio scegliere qualcuno da non far morire, sicuramente direi Dobby, la cui morte mi ha straziata. Direi Sirius Black, anche in questo caso sono stata malissimo al pensiero che poteva essere una nuova famiglia per Harry, anche se Harry ha trovato una famiglia nella famiglia Weasley, però insomma lui gli voleva veramente bene. E poi Fred, uno dei fratelli Weasley, proprio non solo dei fratelli ma anche uno dei gemelli, è stata una cosa che mi ha veramente sconvolta. Ho pensato: come ha potuto la Rowling far accadere una cosa del genere? Quindi sì, è triste. Ah, e un altro che non avrei fatto morire è Piton, perché muore praticamente quando noi capiamo che lui in realtà era sempre stato un personaggio buono, o che comunque insomma non aveva fatto tutte quelle cattive azioni che noi pensiamo, quindi anche Piton mi ha fatto star male, cioè praticamente tutti. Chi avrei lasciato che morisse? Non saprei, probabilmente uno dei Mangiamorte, potrei dire forse il padre... il padre, non la madre, ecco sì, il padre di Draco, che ha praticamente messo suo figlio in una setta, in un gruppo di persone pericolose, ha fatto fare a lui delle cose atroci, l'ha obbligato, perché poi vediamo che Draco ha una personalità molto fragile in realtà e ha sofferto molto anche per queste decisioni, soltanto insomma per elevarsi agli occhi di Voldemort. Un po' più umana è stata sua madre, che fino all'ultimo ha cercato di proteggerlo, però insomma direi che se anche lui fosse morto, se il padre di Draco fosse morto, non ne avrei sofferto, ecco. Domanda 21. Ti aspettavi un finale diverso? Se sì, come lo avevi immaginato? No, non mi aspettavo un finale diverso, assolutamente, volevo il finale, il lieto fine c'è stato, quindi è un meraviglioso finale, mi è piaciuto moltissimo, mi è piaciuta l'idea di questa scena finale del treno per Hogwarts, insomma, bellissima. Forse avrei gradito anche un approfondimento su altri personaggi, perché sappiamo solo di Ron, Hermione, Harry, Ginny e Neville, che è diventato professore. Quindi, forse mi sarebbe piaciuto vedere anche che fine hanno fatto gli altri Weasley, insomma, gli altri personaggi. Però tendenzialmente è un bellissimo finale. Domanda 22. Qual è la tua materia preferita? Quella che non studieresti volentieri?
Allora, la mia materia preferita credo che sarebbe trasfigurazione, incantesimi e non so, forse mi potrebbe anche piacere pozioni, perché amo la matematica e non so perché questa materia la associo alla matematica o comunque a qualcosa di un po' di logico, no? Di preciso. Sicuramente non sarei stata brava a erbologia perché non ho il pollice verde in nessuna maniera, lo vedo qui a casa, quindi sono assolutamente negata, con qualunque tipo di pianta. Chissà che nel mondo magico magari mi sarebbe andata meglio, ma non credo. Domanda 23. Che cosa sceglieresti tra un gufo, un gatto e un rospo? Beh, ovviamente sceglierei un gufo perché il rospo mi dà l'idea che non sia molto in grado di portare tutto quello che un gufo riesce a portare, insomma, come corrispondenza. Un gatto no, perché non mi piacciono i gatti, lo so che molti di voi sicuramente li amano, ma io non li ho mai avuti perché la mia mamma e la mia sorella sono allergiche, però in generale i miei suoceri ce l'hanno. Non lo so, non mi ci trovo, ecco, non abbiamo feeling i miei gatti, sicuramente molto più con i cani, quindi no, e a questo punto rimane il gufo, direi il gufo. Domanda 24, in che casa vorresti essere smistato? In quale ti rifiuteresti di andare? Allora, io credo che la mia casa potrebbe essere Grifondoro. In realtà io mi reputo anche una persona intelligente o che comunque crede nel potere dell'intelligenza, quindi non ricordo quale dei due, quale delle altre due case, Tasso Rosso o Corvo Nero, esalta, ecco, questa qualità. Però sono anche una persona coraggiosa, so che il coraggio è molto importante nella casa di Grifondoro. Sono coraggiosa ovviamente nel mio mondo, nella mia vita, in quello che faccio quotidianamente, quindi non è che magari sono coraggiosa perché affronterei un drago, però non ho paura di prendere posizione, non ho paura di dire quello che penso, non mi nascondo, ecco, dietro niente, non ho paura delle difficoltà. Me ne rendo conto, per esempio, quando c'è da denunciare un'ingiustizia, ecco, non sarei mai il tipo che dice: io ho visto questa cosa, denuncio questa cosa, però il mio nome non voglio che venga fatto perché non ci voglio entrare, che è un po' la paura generica di tante persone di fronte a, boh, a mettersi un po' davanti e insomma farsi le sue ragioni, ecco. Quindi questo non fa assolutamente parte di me. Io non ho paura praticamente di niente, non ho paura di difendere chi amo e non ho paura di mettermi contro qualcuno se io penso che insomma le mie ragioni siano valide e siano giuste, quindi probabilmente quella. E ovviamente non vorrei andare in Serpeverde perché ragazzi, in tutti i libri di Harry Potter vediamo che Serpeverde è sono una casa di persone molto spesso cattive, sono dei bulli, insomma, pendono un po' dalla parte di Voldemort. Nella battaglia finale è la casa che si tira maggiormente indietro, per non combattere Voldemort, insomma, no, non vorrei finire lì. Domanda 25. Sei iscritto a Pottermore? Ti piace il sito? Non sono iscritta a Pottermore, non so come mai, dato che anche con mia sorella ne parlavamo proprio qualche giorno fa, quindi devo iscrivermi e vedere in che casa vengo smistata e cominciare a navigarci. 26. Cosa pensi di quelli che dicono Harry Potter è solo un libro? Beh, penso che queste persone non abbiano letto i libri, perché non lo puoi dire, se hai letto i libri non puoi dire è soltanto un libro. Sicuramente va letto tutto e che tu sia un adulto, che tu sia un ragazzo, non puoi non capire il potenziale di un libro del genere, io credo, perché è talmente evidente che questa storia non è una semplice storia di maghi inventata, insomma non è semplicemente un fantasy, ma è qualcosa che ti tocca l'anima, qualcosa che ti dà degli insegnamenti che valgono per tutta la vita e che anche da adulti abbiamo bisogno che qualcuno insomma ce li riporti alla mente. Quindi è difficile, non ho mai trovato nessuno che abbia letto tutti gli Harry Potter e non gli siano piaciuti. Ho conosciuto qualcuno che magari si è fermato al primo libro, però a quel punto non mi posso basare sul suo giudizio perché per capire veramente la storia bisogna leggerli tutti e se li leggi tutti lo adori, fine, secondo me è così. Domanda 27. Hai letto anche gli altri libri di Harry Potter? Animali fantastici, dove trovarli, il Quidditch attraverso i secoli, le fiabe di Beda e il Bardo. Allora, l'unico che non ho letto è Animali fantastici, dove trovarli, perché se vi ricordate c'era un'edizione, ve la lascio anche questa, un'edizione insomma particolare che vedeva tutti e tre i libri. Quando è uscito il primo film, poi questa prima edizione per quanto riguarda Animali fantastici è stata eliminata perché sicuramente insomma poi come è accaduto ne è stata fatta un'altra insomma più legata al film, poi c'è il libro illustrato, insomma
C'è stato creato anche un marketing dietro, ovviamente. Gli altri due invece li ho recuperati nella loro prima edizione e li ho adorati. Il 15 attraverso i secoli è interessantissimo, tanto che penso che sarei una grande tifosa di questo sport. E poi ovviamente le chiavi di Bedelbardo le ho trovate entusiasmanti, perché secondo me la Rowling ha avuto un'idea geniale, è riuscita a creare delle favole bellissime che potrebbero effettivamente essere le favole famose anche nel nostro mondo, per dimostrare che la magia non risolve tutto e che anche i maghi hanno i loro problemi. E poi insomma c'è nelle chiavi di Bedelbardo c'è poi il commento di Silente con i suoi pensieri e insomma le sue opinioni, la sua spiegazione della storia, quindi l'ho trovato molto interessante. Domanda 28: qual è il tuo dono della morte preferito? Il mio dono della morte preferito è la bacchetta di Sambuco, perché allora ci ho pensato un po' su, in realtà la pietra della risurrezione non sarebbe un oggetto che avrei piacere di avere, perché da una parte sappiamo che non resuscita veramente i morti, quindi li mantiene in questo limbo nel quale non stanno bene, quindi non la utilizzerei. Oltretutto sono fortunata a non aver ancora perso nessuno di così caro da voler richiamare indietro, ecco. Il mantello dell'invisibilità è meraviglioso, però nella mia vita quotidiana non mi servirebbe, perché non faccio tutte queste operazioni segrete che mi obbligano a nascondermi, e quindi la bacchetta di Sambuco probabilmente nel mio quotidiano non la userei al massimo, non userei tutti i suoi meravigliosi poteri, però insomma è sempre allettante. Domanda 29: qual è la tua coppia preferita della saga, quella che non approvi? Allora, la mia coppia preferita nella saga è Ron e Hermione, questa coppia improbabile, il cui amore nasce piano piano, cresce piano piano e soprattutto sbocciano un'amicizia che praticamente è nata nel primo libro e che continua anche per diverso tempo prima di trasformarsi effettivamente in amore. Mi piace come coppia perché secondo me sono legate da un affetto infinito, si vogliono veramente bene nonostante le diversità, e anzi è proprio questo ad unirli, perché nella vita regolare e precisa di Hermione c'è bisogno della simpatia e dell'entusiasmo e anche un po' dell'incoscienza di Ron, così come nella vita spensierata di Ron c'è bisogno anche di un po' di regole, di un po' di, insomma, di serietà che porterà Hermione, ecco. Quindi direi che questa coppia è meravigliosa e non l'avrei mai pensato all'inizio, ed è bello che la Rowling abbia deciso di far sbocciare questo amore. La coppia che non approvo in realtà non è una coppia che ha durato poi, comunque quella tra Harry e Cho Chang. Ne avevo parlato anche quando parlai per l'appunto della lettura del libro durante le letture del mese. Non ho mai visto niente di speciale tra di loro, si sono visti tipo 3 volte, 2 delle quali hanno litigato, non era una vera passione, non era vero amore, non c'era quella bramosia di stare insieme che invece lui prova per Ginny, quindi non mi piacevano tanto. Ultima domanda, domanda 30: se potessi parlare con zia Jo, cosa le diresti? Non lo so cosa le direi, sicuramente le farei complimenti, Jo si intende, presumo, J.K. Rowling, comunque le farei complimenti per quest'opera meravigliosa e per aver saputo creare un mondo così meraviglioso. Le farei complimenti anche per essere riuscita a vivere di scrittura, che è il mio sogno, anche se ovviamente non è così semplice, però... Comunque so che la scrittura rende tanto felici, dà tante soddisfazioni, quindi sono insomma sicura di sapere almeno in parte che cosa abbia provato lei, perlomeno quando è stato pubblicato il suo primo libro. Cercherei di capire qualche segreto forse su come muoversi nel mondo dell'editoria, però semplicemente la guarderei ammirata. Bene ragazzi, il video finisce qui, non so quanto è quanto ho parlato, sicuramente tanto, però spero che vi piaccia perché le domande sono varie e insomma penso possano essere interessanti. Fatemi sapere se qualche risposta era diversa dalla mia, che cosa pensate voi, insomma mi fa sempre piacere leggere le vostre opinioni. Noi ci vediamo mercoledì con il vlog dell'exhibition di Harry Potter di Milano e poi domenica prossima con un altro video sui libri. E niente, a presto, ciao!